Parla di maghi, ma non parlare di musica. Ah, sì, perché tu ne sei meglio di me. Quando ci sono i maghi, io sto zitto. Terzo, le emozioni sue, per fortuna, sono diverse dalle emozioni tue. Parla di maghi, io lo dicevo. Lui ha una storia da raccontare, che è una sua storia di famiglia, e tu non ti devi permettere di dire che lui non canta questa canzone. Ciao a tutti ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Giorrette e oggi parliamo di Tu sì che vales 2020, seconda puntata, piccola polemica tra Rudy e Teoma Muncari. Vediamo che cosa è successo. È andata in onda la seconda puntata di Tu sì che vales 2020. In questa seconda puntata c'è stata una piccola polemica tra Rudy Zerbi e Teoma Muncari. Tutto è nato dall'esibizione di Daniele Bordino, 29 anni, che ha interpretato la celebre canzone di Luigi Tenco, Vedrai, vedrai, una canzone che le ha sempre ricordato suo nonno, come da lui ha ammesso prima della performance. L'esibizione ha riscosso un discreto successo per quanto riguarda il pubblico, ma la prestazione canora non ha ricevuto comunque il consenso di Teoma Muncari, al contrario di Rudy Zerbi, che ha apprezzato l'interpretazione. Ed è qui che Teoma Muncari ha lanciato la sua accusa, dicendo che Zerbi ha dato il contentino a Daniele. Perché io un po' di curriculum ce l'ho, capito? Devi avere rispetto tu di me, hai capito? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che cazzo, Rudy, scusami, Rudy non ha preso affatto bene la questione e con tono duro ha risposto a Muncari, invitandola a non mettergli mai più in bocca parole che non ha pronunciato, aggiungendo poi: parla di maghi e non di musica. Emozione che la sua storia, smetti di parlare di tecnica che non c'entra niente. Rudy, scusa, okay, scusa, e complimenti ancora una volta, bravo. Comunque parla solo di maghi, lo dice suo fratello. Altrettanto dura è stata la risposta di Teoma Muncari. Parla di maghi, lo dice a tua sorella. Botta risposta a ruvido, in cui Rudy ha perso le staffe, adirandosi non poco nei confronti del collega, che a sua volta ha ribadito la propria opinione, non arretrando di un millimetro. E quando tutto si è calmato, per quel che riguarda Daniele Bordini, alla fine ha trovato il favore del resto della giuria. E voi, che cosa ne pensate di questa questione? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Giorrette.